al di sopra di ogni legge. È questo che chiede Gesù ai discepoli, di superare la giustizia di scribi e farisei, di avere un cuore pronto alla misericordia di chi riconosce i propri errori e sa di confidare nella misericordia di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli». Scribi e farisei erano considerati i migliori per la coerenza di vita. Essi dedicavano tutta la vita ad osservare ogni aspetto della legge. Come poterli superare? In più Gesù indica in loro il livello minimo per entrare nel regno. Ma Gesù cosa intende per giustizia? Parla della giustizia di chi segue la legge? Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Gesù parte proprio dalla legge. Cita il comandamento su cui forse ci si sente più tranquilli. Uccidere è per fortuna un gesto raro, ma Gesù lo collega alla rabbia. Davanti a questo, chi può dirsi innocente? Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Sembrano parole di poco conto e le conseguenze eccessive. Pazzo e stupido sono un modo per sminuire le persone, per disumanizzarle, svilire quanto fanno o sono, ma soprattutto giustificare una mia eventuale violenza nei loro confronti. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Gesù inserisce un ulteriore elemento: e se fossimo invece noi a essere nel torto? Con questa raccomandazione ribalta i ruoli espressi prima: che non sia io a dover chiedere scusa. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Chi è qui il mio avversario? È colui a cui io so di aver fatto del male. Non solo con le mie azioni, ma anche con le mie parole. La persona a cui hai fatto del male rimane sempre tuo fratello.